Ciao ragazzi, come avete letto dal titolo, oggi vi farò il tutorial, insomma, di come iniziare, dei consigli per iniziare. Però questo video sarà molto particolare, perché infatti farò finta che voi spettatori siete davanti a me e io stia parlando esattamente con la persona che mi sta guardando, quindi te che mi stai guardando, ok? Questa sarà una serie che continuerà, queste fioriture saranno molto molto semplici, ma man mano che si andrà avanti diventeranno più complicate. Se vi piace questo tipo di video e se volete far continuare la serie, ci saranno 5 parti, 6. Mettete un bel like, arriviamo almeno ai 20 like, iscrivetevi e godetevi il video. Ciao! Ehi, ciao Lepsi, ma... Ehi Lepsi, ho sentito che fai trucchi di magia, mi insegni qualche trucco? Sì, faccio trucchi di magia. Perfetto, allora iniziamo subito, no? Direi. Sì, iniziamo subito. Allora, ti dite che voglio iniziare la magia, giusto? Sì. Perfetto, allora. Qui abbiamo dei mazzi. Due Talio e un Bicycle Standard. Ok, questi mazzi sono fondamentalissimi per iniziare, perché sono veramente economici, cioè costano molto poco, essendo anche abbastanza belle, ecco, di estetica, ma la cosa più importante, la qualità è magnifica. È perfetto iniziare con questi mazzi, quindi niente, iniziamo. Oppure ci sono altri tipi di bicycle, per esempio i bicycle second, che costano pochissimo, anche meno delle bicycle standard. Il costo si aggira verso i 3,50 euro, invece le second 3 euro circa, poi dipende anche dal sito, e anche le taglie io 3,50 euro. Oppure dopo un po' che hai iniziato ti consiglio un mazzo non troppo costoso, dei mazzi che non si rovinano molto velocemente, ok? Per esempio le Ghost, con cui io ci trovo benissimo. Decidi un mazzo, preferisci quelle? Sì. Preferisci quelle? Perfetto. Li poggio qua. Tieni. Una delle cose più importanti è lo shuffle, che va assolutamente imparato. Oppure il taglio. Oppure il taglio. Il ventaglio. E la stesura. Oppure anche il nastro adesivo. Non picci cosa di colla il nastro. Quindi oggi ti insegnerò a fare il nastro con le mani. Prendi il mazzo, se ce la fai, eh. Perfetto. In pratica dovremo tenerlo in questo modo. Ok? A questo punto bisogna scorrere il pollice con le carte. Bisogna far scorrere le carte col pollice in questo modo, e con l'altra mano bisogna prendere le carte in questo modo. Perfetto, hai fatto una delle cose basi. Come possiamo vedere qui possiamo reggere le carte con le altre dita. Ora impariamo il taglio. Teniamo il mazzo in questo modo, medio e pollice. Bravo. Ora prendiamo il mazzo in questo modo, con l'indice. Alziamo metà mazzo con l'indice e lo prendiamo con la base del pollice e dell'indice, in questo modo. A questo punto ho imparato il taglio. Allora, è importantissimo anche saper fare il break, ok? Il break è prendere il segno, ok, col dito, col mignolo, sulla carta dello spettatore, per appunto controllarla o in cima o in fondo. Quindi ci sono molti metodi. Uno tra quelli più facili è far scorrere la mano, la carta, la prima carta, ok? In questo modo. Fallo vedere. Prendendo la prima carta. Oppure, per fare anche la doppia presa, ne possiamo prendere due. Una presa tre. Perfetto. E ci sono altri metodi per prendere due carte, ok? In questo modo, che sono due. Ci sono molti metodi, tra cui questo, ok? Questo, che è una tra le più facili. Ah, e questa è soltanto una questione di esercitazione per riuscire a fare queste doppie prese.
Ho fatto anche altri tutorial, ok? Su YouTube, sul mio canale. Quindi vai a vedere, va bene? Ok. Perfetto. Ora, un'altra cosa molto importante è questa. Lo shuffle. Abbi pazienza per... Abbi pazienza che ora la magia potrà essere molto noiosa, però queste sono le cose base da imparare prima di non farmi ridere. Non muovere il tripiede. Sono le cose base da fare prima di fare appunto dei trucchi. Ora bisogna imparare lo shuffle, è molto importante per far credere allo spettatore che stiamo veramente, cioè sì, mescoliamo il mazzo, però che stiamo mescolando il mazzo controllando una carta. Per esempio, se questa è la carta dello spettatore, la andiamo a mescolare, possiamo tenere la carta dello spettatore sempre in cima. Quindi andiamo a prendere il mazzo in questo modo. Facciamo scorrere le carte col pollice. E con medio e anulare andiamo a prendere il mazzetto. A questo punto noi è facilissimo. Dobbiamo tenere i due mazzetti in questo modo, dritti. Ok, a questo punto facciamo scorrere le carte, e dobbiamo farle intersecare. Ho visto molte persone inesperte che fanno questa cosa invece. Cercano di intersecarle in questo modo. In questo modo non ci riuscirei mai, ho capito? Ho capito io. Con questo modo non riuscirei mai a mescolare le carte. Come puoi vedere, devi tenere i due mazzetti paralleli al pavimento, insomma. A questo punto far scorrere i mazzetti col pollice, tenendo gli indici qua sopra per far incurvare il mazzo. Quindi paralleli al pavimento, tirare su, farle scorrere. A questo punto dobbiamo tenere i pollici qua sopra, perché se noi non li teniamo succede questo. Quindi facciamo scorrere, pollice sopra, incurviamo e facciamo scorrere. Anche questo è comunque questione di esercitazione. Oddio, io questa maglietta l'ho usata per fare lo scemo. Sì. Mi sa che devo andare a casa, quindi ci vediamo domani, va bene? Sì. Perfetto, allora continueremo il tutorial domani. Ci vediamo domani allora, eh? Sì. Ciao. Ciao.